Con Francesco Iacorossi, il tema della mobilità su Roma è un tema assolutamente complesso, lei se ne occupa per l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e come dire, si occupa di un aspetto che però già soffre a mio avviso e poi, e questa è la domanda che vorrei, a cui lei vorrei rispondesse alla fine, se da un punto di vista generale e istituzionale gli assetti amministrativi aiutano la gestione del trasporto, cioè questa divisione tra comune, area metropolitana, regione nell'attribuzione della gestione dei servizi è poi funzionale a una pianificazione razionale e compatibile con gli usi reali che vengono poi fatti rispetto ai numeri delle persone e agli utenti. Okay. Prego. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Iacorossi e sono un tecnico di Roma Servizi per la Mobilità. Sono specializzato in progetti europei di mobilità attiva, quindi oggi ne abbiamo parlato. La mobilità attiva sono spostamenti a piedi, in bicicletta e in intermodalità con i mezzi pubblici che vanno a sostituire quella che una volta era l'attività fisica. Quindi tutti i spostamenti è un'attività fisica che può essere svolta nella nostra quotidianità, quindi andare a prendere l'autobus, andare in bicicletta al lavoro, andare a prendere i bambini all'asilo. L'Europa e l'Italia specialmente è uno dei paesi più anziani che ci sono nel mondo. Voi dovete pensare che la WHO, quindi in italiano si dice? OMS. Bravissimi, scusatemi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha previsto che nel 2050 Roma e l'Italia avrà una popolazione di over 65 che sfiorerà il 70%. Quindi siamo una... Sono molto contento che siano i bambini che così livellano un po' l'età, ma diventeremo sempre un paese più anziano, quindi dobbiamo cercare di intervenire adesso riguardo alle cose che abbiamo detto. Non ci manca nulla per farlo, sappiamo tutto, abbiamo studi, abbiamo i risultati degli studi, adesso bisogna cominciare a lavorare, a farle queste cose. Non sono cose banali e richiedono coraggio, banalmente richiedono coraggio, perché amministratori devono mettersi in testa che il loro compito è cercare di promuovere queste misure. I ragazzi hanno parlato della bicicletta ed è un tema che tratto quotidianamente al lavoro. Sono un ciclista, anzi mi spiace molto che parliamo di questi temi oggi, però purtroppo la bicicletta oggi non è stata possibile portarla all'interno della struttura, quando ho visto che ci sono macchine però parcheggiate nella corte interna. Quindi anche un cambio culturale va affrontato qui in Italia, specialmente a Roma. La bici e spostamenti a piedi portano dei benefici enormi, sia a livello di salute, quindi soldi inevasi per spese mediche, sia un ritorno economico enorme per quanto riguarda proprio un'industria che muove la bicicletta. E non parlo soltanto del cicloturismo, che potrebbe sembrare la via più facile per questo tipo di economia, no, anche la bici usata come sistematicità. Quello per cui lavoro nello specifico è cercare di togliere più persone possibile dalla macchina. A Roma abbiamo, parliamo un po' di dati, abbiamo 620 auto per 1000 abitanti. E se pensiamo alla struttura della città, in più ci vanno messi 500.000 motoveicoli a due ruote. Quindi 65% di tutto quello che si sposta a Roma è su veicoli privati. Il trasporto pubblico ha una percentuale più che dignitosa perché siamo al 28%, ma non è sufficiente per muovere la mole di persone. La ciclabilità, ahimè, è ancora l'1%, ma adesso vi dico che abbiamo in programma degli ottimi piani per cercare di mettere più persone in bicicletta. La ragazza diceva: perché non si va in bicicletta a Roma? Sono molteplici le risposte che potrei dare. Una su tutte è la percezione di pericolo, che però è una percezione che molte volte viene falsata. Io vi porto i dati dell'anno scorso. Nel 2017 non c'è stata neanche una vittima di biciclette, mentre ci sono state 127 vittime legate alle automobili. A Roma c'è un morto ogni 2,4 giorni. 15.000 feriti ci sono stati l'anno scorso, 29.000 incidenti legati al trasporto privato, e parliamo di un costo di 1,2 miliardi di euro, 400 euro a persona, tutti i soldi che potrebbero essere destinati per altre cose, in questo caso mobilità attiva, quindi spostamenti a piedi e in bicicletta. Dobbiamo pensare che a Roma e in Europa gli spostamenti sotto i 5 chilometri, quindi parliamo di un'ora scarsa a piedi, raggiungono quasi il 30%, quindi un modo
è assolutamente possibile, gente, abitanti di Roma, indipendentemente dalle zone di provenienza, potrebbero tranquillamente abbandonare il mezzo privato adesso, non domani. Non avrebbero nemmeno bisogno di particolari incentivi, perché gli spostamenti sono appunto fattibili in un modo che non è quello della macchina. 80 minuti al giorno vengono buttati, perdonatemi l'espressione, in spostamenti in auto. E le auto, e finisco con i dati, sennò vi sono parcheggiate per il 95% del tempo. Un fattore che non viene mai stressato è quanto realmente vi costa, o ci costa, perché anch'io ho una macchina, non faccio il poeta, ma quanto costa mantenere un'automobile ogni anno, tolto l'investimento iniziale? Beh, se tutti avessero coscienza di quanto realmente costa, molte persone darebbero via la macchina per cercare altre alternative, non semplicemente perché sono così interessati al miglioramento della qualità dell'aria o della vita, ma semplicemente perché è una voce che costa quanto una vacanza molto molto bella durante l'estate. Roma, e mi ricollego alla parte della ciclabilità, nei prossimi 3 anni andrà a intervenire per oltre 85 chilometri di ciclabili, che paragonate, rapportate ai 120 chilometri, prima avete detto che Roma ha 240 chilometri di piste ciclabili, quindi è la città più estesa. Bisogna essere onesti, la metà di questi sono nei parchi, e io francamente tendo a non considerarli come pista ciclabile. È un percorso sicuramente ludico che si può fare durante il weekend, ma non è quello il target che io intendo intercettare. Quindi i chilometri veri sono circa 120. Quindi parliamo del 70% in più che verrà realizzato nei prossimi 3 anni. Sono contento che prima Grimaldi del MIT ha fatto un discorso che mi è piaciuto molto. Il MIT al momento ha la palla in mano per quanto riguarda il GRAB, che è questo progetto che voi avete sicuramente sentito, è un progetto che è stato fatto da Roma Servizi per la Mobilità, e adesso è al Ministero per l'approvazione. Parliamo di 45 chilometri, che appunto sommati a questi altri fanno 85 chilometri in più, ed è un fatto tangibile. Queste sono misure, sono interventi che fanno andare le persone in bicicletta. Quindi abbiamo esempi ipervirtuosi. Siamo coinvolti in un progetto che è iniziato ad ottobre, si chiama Handshake, ed è un progetto che prevede per 42 mesi che Roma sia guidata da Amsterdam come tutor per la progettazione di piste ciclabili che realmente verranno poi utilizzate e che avranno un ritorno economico. Perché, tornando al discorso della bike economy, i soldi che vengono investiti in misure di ciclabilità e pedonalizzazione, perché le due cose devono andare insieme, producono tanti tanti soldi. Quindi quando sentiamo che il commerciante è preoccupato perché un intervento di questo tipo va a togliere la doppia fila, innanzitutto cominciamo a dire che la doppia fila è illegale, quindi non è un diritto parcheggiare. E poi è una percezione falsata, perché se andiamo a vedere poi gli incassi veri, non provengono da chi si sposta in macchina, perché chi va in macchina fa un acquisto veloce, mordi e fuggi, proprio perché spesso la lascia in doppia fila o parcheggiata male. Invece chi spende bene e tanto con calma è chi si sposta a piedi e chi si sposta in bicicletta. Quindi un progetto come questo di Handshake ci darà l'opportunità, grazie a questi esperti, di poter fare degli studi pre e successivi, proprio per convincere con dei dati, e non semplicemente dicendoti perché è bello, perché i commercianti e i cittadini che sono interessati da queste misure saranno i primi a beneficiarne. E avete già pensato a dove? Sì, sì, ci sono già in questi 85 chilometri, è già prevista ad esempio la Prenestina, è un progetto che partirà nel 19, e sono 6 chilometri di ciclabile, e quella sarà una delle ciclabili dove andremo a lavorare su questa analisi di costi e benefici. Va bene, grazie. Grazie a voi.